Oggetto numero 38, risponde l'assessore Melasecchi, interroga sempre la consigliera Meloni. Prego, consigliera Meloni. Grazie Presidente, allora, torno su questo tema, già anticipato poco fa dall'assessore Melasecchi, sulle modalità di rimborso o proroga di ticket di viaggio acquistati e non usufruiti a partire da settembre 2020. Ovviamente questo è un tema che ci è stato sollecitato da molte famiglie, un tema che già l'anno scorso ne avevamo discusso in quest'Aula, io avevo presentato un'interrogazione e avevo ricevuto anche la risposta dell'assessore Melasecchi e anche un certo conforto e un impegno anche di farsi portavoce anche con il governo proprio per presentare un tema che grava pesantemente anche sul bilancio familiare. Sappiamo che basta allontanarsi pochi chilometri da Perugia e ovviamente il costo degli abbonamenti o dei biglietti è comunque molto oneroso per le famiglie, quindi in un momento di grave difficoltà economico e sociale credo che questo sia uno dei temi su cui noi dovremmo riflettere perché gravano pesantemente sul bilancio familiare. Quindi come sappiamo da marzo 2020 per contrastare ovviamente il diffondersi dell'epidemia sono stati ovviamente contenuti tutti gli spostamenti sul territorio nazionale e locale e contestualmente è stata prevista la chiusura delle scuole, dei vari ordini e grado e anche delle università, sia attraverso ordinanze ovviamente nazionali ma anche locali e regionali. A seguito di questi provvedimenti è stato fatto ricorso alla modalità della didattica a distanza. Aggiungo che per quanto riguarda i rimborsi del 2019-2020 sappiamo che negli abbonamenti era stata fatta già una decurtazione di circa 78 euro per abbonamento. È evidente che però l'anno scolastico 2019-2020 aveva subito solo un piccolo stop, circa 3 mesi, mentre l'anno scolastico 2020-2021 purtroppo per circa 6 mesi i ragazzi hanno effettuato la didattica a distanza e questo ha fatto sì che gli abbonamenti che come sappiamo vengono pagati all'inizio dell'anno scolastico, cioè quindi prima di tornare a scuola, sono stati praticamente inutilizzati dalla maggior parte delle famiglie. Quindi considerando che sia i pendolari umbri che utilizzano quotidianamente i servizi pubblici di trasporto, sia su gomma che su rotaia, urbani e extraurbani, esercitati ovviamente dal vettore Bus Italia e più in generale dalle aziende del TPL, non hanno quindi potuto utilizzare per lunghi periodi biglietti singoli e anche abbonamenti precedentemente acquistati. Ora l'articolo 215 del decreto legge numero 34 del 2020 del cosiddetto rilancio sancisce il rimborso per i pendolari del trasporto ferroviario e del trasporto pubblico locale in caso di mancato utilizzo dell'anno 2020. Visto però il perdurare dell'emergenza sanitaria, anche nell'anno 2021 si sono resi necessari ulteriori provvedimenti di limitazione della circolazione e quindi anche chiusura delle scuole come poc'anzi ho accennato. Considerati quindi i provvedimenti nazionali e anche le ordinanze regionali di chiusura delle scuole anche in questo anno scolastico precedente e anche di grossa limitazione alla circolazione delle persone e per il contenimento ovviamente della pandemia, sottolineato che allo stato attuale non sono previsti rimborsi per il mancato utilizzo degli abbonamenti, voucher, biglietti sottoscritti a decorrere da settembre 2020. Ovviamente ci sono state molte sollecitazioni provenienti dalle amministrazioni locali, dai singoli cittadini, da associazioni di categoria che sono tornati sul tema. Vista l'urgenza ovviamente rivestita in questo tema, perché l'anno scolastico è iniziato praticamente ormai già da 2 giorni, per queste ragioni interroghiamo la Giunta regionale per capire se intende attivarsi nel più breve tempo possibile, ovviamente con il gestore Bus Italia e anche gli altri gestori del TPL, nella definizione delle modalità attuative dei rimborsi per i possessori di voucher, abbonamenti e biglietti acquistati a partire da settembre 2020. Se intende fornire ovviamente risposte e ristori celeri ed esaurienti ed efficaci alle tante famiglie e cittadini umbri che attendono ovviamente da mesi un riscontro sulle modalità di rimborso o eventuali proroghe di ticket di viaggio acquistati e non usufruiti per l'anno scolastico precedente. Questo è un tema ovviamente ribadisco molto importante. Sulle
quali le famiglie si aspettano una risposta, soprattutto perché alcune di esse non hanno ancora stipulato l'abbonamento proprio perché vorrebbero capire se c'è questa possibilità. Grazie. Assessore Melasecche. Premesso che condivido pienamente la necessità da parte degli enti pubblici, dello Stato in particolare, di far fronte a questa situazione, non solo e non tanto perché io ho ricevuto centinaia di mail, di telefonate, di messaggi, ma perché ritengo corretto che una famiglia che ha uno, due, tre figli in età scolare di scuole superiori che debba andare a sottoscrivere due, tre abbonamenti e tenendo conto peraltro della impossibilità, per le ragioni che abbiamo detto nel corso dell'anno scolastico precedente, di poter utilizzare, credo che sia giusto che lo Stato in qualche modo si faccia carico di questo problema. Tuttavia io ricordo che dal 20 febbraio abbiamo chiesto, tutte le regioni hanno chiesto al governo di dare una risposta in questo senso. Ad oggi nulla. Tant'è che mi sono fatto carico nel corso dell'ultima commissione di far inserire all'ordine del giorno ulteriormente la richiesta e questa nostra proposta per sollecitare il governo a dire qualcosa. Ma non è finita. Ho telefonato io personalmente al direttore generale del Ministero, il quale ha dichiarato informalmente che le aziende possono procedere al rimborso parziale o tramite voucher o altro meccanismo, rendicontando poi questi costi nei minori ricavi per i quali hanno dei ristori contrattuali da parte del governo. Quindi questo è quanto abbiamo acquisito, questo è quanto ho scritto alle aziende. Però va detto in maniera chiara, il sistema dei trasporti in Umbria non è quello più nel quale c'era la PM, la FCU, la Spoletina, la TC. Se è cambiato il meccanismo, purtroppo, e la Regione ha delle controparti che ragionano in termini economici e di bilancio, non è colpa di certo di questa Giunta. Quindi abbiamo delle aziende che ragionano in termini spesso strettamente di tipo economico-finanziario, e la sensibilità su questi argomenti non è prevista in contratto. Spiego, l'anno passato per ottenere la rateizzazione per le famiglie ho dovuto telefonare personalmente all'amministratore delegato di Busitalia, il quale dopo varie interlocuzioni ha obbligato la direzione regionale di Busitalia ad accettare queste rateizzazioni. Quest'anno, su quella logica, io mi aspettavo e mi auguravo, ho scritto, Busitalia è andata avanti per i fatti suoi. Purtroppo, lo ricordo, c'è una fase delicata di rinnovo complessivo dei vertici di tutto il gruppo Ferrovie dello Stato e ANAS, per cui a tutt'oggi, da mesi e mesi, che io sappia, non c'è l'amministratore delegato di Busitalia. Quindi la direzione regionale si attiene a criteri strettamente economici e le cose che economicamente non le convengono non le fa. Ricordo ad esempio che siamo stati obbligati ad attivare le penali per obbligare Busitalia a ripulire i treni perché erano ridotti in condizioni vergognose, con i graffiti fin sopra i vetri dei finestrini, per cui se entrava in questi vagoni non si riusciva a vedere neanche il panorama all'esterno. Quindi purtroppo questa è la situazione che stiamo vivendo. Ad oggi la prossima commissione della conferenza Stato-Regioni, a cui partecipano gli assessori, ripartiremo con questa richiesta nei confronti del governo. Ad ogni buon conto, avendo ottenuto da parte del direttore generale l'assicurazione verbale al momento di obbligare le imprese a tener conto di questi rimborsi da fare, faremo di tutto perché Busitalia e gli altri soggetti accettino questa logica e questo meccanismo.
in modo tale che procedano al rimborso in base a dei calcoli ben precisi relativi alle giornate in cui i ragazzi sono andati in DAD e quindi non si sono presentati a scuola e quindi non hanno utilizzato gli abbonamenti. Questo è l'impegno che abbiamo preso, questo è l'impegno in cui noi crediamo, faremo di tutto perché il governo si assuma le proprie responsabilità, perché, lo ricordo, ad oggi questa giunta ha rimborsato a Busitalia 24 milioni di debiti pregressi, abbiamo in corso altri 10-11 milioni in parte in contestazione in tribunale, in parte bloccati dalla Procura della Repubblica, ma pronti con fondi specifici a rimborsare quanto dovuto, se dovuto, perché questa giunta tempo gli interessi di tutti gli umbri. Grazie. Vicepresidente, per la replica. Grazie Presidente. Dunque, io intanto ovviamente apprezzo l'impegno dell'assessore nel richiedere al governo di dare sicuramente una risposta e un supporto, perché capisco che sicuramente il tema non è soltanto umbro o locale, ma è nazionale, questo sicuramente. Ora, l'unica cosa che chiaramente io penso che ci debba essere però un maggiore impegno, magari da parte anche di chi sostanzialmente si fa portavoce verso i cittadini, perché le aziende ovviamente che gestiscono il servizio sono comunque aziende private, che, a cui non basta ovviamente la rassicurazione che poi si procederà con un eventuale rimborso. Io faccio due esempi, tra l'altro politicamente gestiti in maniera anche insomma differente, è una l'Emilia Romagna e una il Friuli Venezia Giulia. L'Emilia Romagna ha attivato una campagna da settembre 2021, abbonamenti, che per i percorsi casa scuola rivolta agli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, che ovviamente sono quelli che sostengono maggiormente il costo più alto per il trasporto scolastico, paritarie ed istituti di formazione professionale residenti in Emilia Romagna, statali ovviamente, con presentazione di attestazione di ISEE minore o uguale a 30.000 euro, quindi che prevede un'ampia gamma di residenti, e praticamente l'abbonamento saranno gratuiti, proprio perché credo che ci sia stata un'iniziativa che va a compensare i mesi per i quali i biglietti e gli abbonamenti non sono stati usufruiti. La stessa cosa ha fatto il Friuli Venezia Giulia, che è pur vero che è una regione a statuto speciale, ma per l'anno scolastico 2020-2021 i titoli di viaggio avranno un costo agevolato sperimentale denominato abbonamento scolastico residente Friuli Venezia Giulia. Quindi comunque abbiamo due esempi di regioni governate ovviamente da politicamente contrapposte, ma che hanno comunque messo in campo un aiuto per i residenti e anche un aiuto importante. Cioè io credo che noi non possiamo, come diciamo assessori o comunque politici umbri, far ricadere le responsabilità sull'azienda privata, perché l'azienda privata non può avere solo la rassicurazione verbale che deve procedere e che poi magari potrà riprendere dei ristori. Io credo che noi dovremmo farsi portavoce con scelte razionali e anche concrete di chi in Umbria oggi ha una difficoltà, che è quella di anticipare dei costi onerosi, ingenti, spesso che gravano sulle famiglie corrispondenti ad uno stipendio, magari per due figli, e che oggi si trovano a dover sostenere di nuovo anticipandole quelle cifre che hanno già sostenuto lo scorso anno senza aver usufruito del servizio. Cioè, rimpallare tra governo e aziende private credo che non sia una buona soluzione e non sia nemmeno una risposta. Abbiamo degli esempi di regioni virtuose che lo stanno facendo, magari cerchiamo di prendere qualche spunto e non limitarci a rispondere magari alle famiglie girando una lettera che è quella che viene indirizzata ai privati, perché il privato fa il privato, mentre invece chi rappresenta i cittadini dovrebbe provare a dare una risposta in più, che non è solo
ovviamente mandare una lettera al governo o al privato, ma è anche dire cosa voglio fare per dare una mano ai cittadini umbri. Grazie. Grazie. Ultima question time. Interroga il consigliere Bettarelli, risponde la presidente Tesei. Prego, consigliere Bettarelli. Grazie. L'interrogazione è piuttosto semplice, pur parlando di una manifestazione di livello assolutamente mondiale come quella di Umbria Jazz. È evidente che in modo particolare in questi ultimi due anni c'è stata l'emergenza legata al coronavirus e quindi evidentemente tutte le manifestazioni, compreso Umbria Jazz, hanno avuto delle evidentissime problematiche. Io chiedo invece nella fattispecie in modo più specifico di comprendere meglio quello che è successo, soprattutto nell'ultima edizione, rispetto alla assegnazione del tutto il comparto relativo al marketing e al merchandising, che evidentemente in un evento di tale portata costituisce un elemento importante sia in termini di remunerativi che soprattutto ovviamente in termini di immagine, insomma un marchio così importante e così famoso nel mondo. In particolare la richiesta di sapere, ripeto, quello che ovviamente non direttamente da parte della Presidente e della Giunta, ma da parte del Consiglio di Amministrazione, capire quello che è successo in merito all'assegnazione appunto di questo servizio così importante. Mi risulta agli atti, insomma, che sia stato fatto un bando, ovviamente un bando, quindi un bando pubblico, e a cui però non ci sia stato nemmeno una adesione di partecipazione, forse perché le condizioni che venivano offerte non erano appetibili da operatori del settore. Comunque, questo lo chiedo, ovviamente non lo so. A fronte del fatto che nessuno ha partecipato a questo bando, a questo avviso, è stata effettuata da parte di Umbria Jazz un'assegnazione diretta, da quello che mi risulta, ad un'azienda di Napoli. Ci mancherebbe, insomma, nulla di strano. Un pochino più strano sentirvi parlare in campagna elettorale a tutti i livelli, da nord a sud dell'Italia, adesso anche al sud, prima meno, ma adesso anche al sud dell'Italia, sentirvi parlare di l'Italia agli italiani, gli Umbri agli Umbri, poi le assegnazioni dirette si fanno ad aziende di Napoli. Benissimo, se non ci sono aziende qualificate e competenti nella nostra regione, ci mancherebbe legittimo cercarle fuori regione, però mi fa un po', come dire, specie da parte di una presidente, una giunta e un partito come quello della Lega, che ha vinto ampiamente le elezioni anche con questi slogan. Comunque, per tornare nel merito tecnico della questione e chiudere anche tutto sommato nei tempi previsti il mio intervento, quindi io chiedo alla Presidente di comprendere se il principio di rotazione sia stato applicato a tutti i fornitori, consulenti, collaboratori dell'edizione 2021 di Umbria Jazz, quali sono stati i criteri che hanno portato all'assegnazione diretta del servizio di merchandising e quali sono stati i risultati in termini finanziari di tale scelta rispetto all'annualità precedenti. Ed infine, per rendere note le motivazioni che hanno condotto alla scelta di affidare direttamente i servizi sopra citati ad aziende provenienti da fuori regione. Grazie. Grazie consigliere Bettarelli, la parola alla presidente Tesei. Sì, grazie. Allora, per la verità, consentitemi, ho letto con una certa curiosità l'interrogazione del consigliere Bettarelli, visto che cita un atto di un CDA di natura eminentemente gestoria e quindi già di per sé sottratto ai compiti di controllo di un socio, almeno in sede, per così dire, ispettiva. Nonostante questo, sono stata felice dell'attenzione del consigliere. Se questa fosse stata applicata anche negli anni precedenti, magari non avremmo trovato la situazione in cui abbiamo trovato anche Umbria Jazz dal punto di vista patrimoniale e finanziario, perché anche lì siamo dovuti intervenire in modo abbastanza importante. Vista la nostra nota attenzione nella gestione delle partecipate, ho chiesto immediatamente una relazione sul fatto, perché evidentemente, come capite, non è che la Giunta o qualcuno si occupa direttamente di attività minimali e gestorie di una fondazione, anche se se ne fa parte.
ho chiesto al presidente di Umbria Jazz, che mi ha gentilmente fornito una relazione di cui do lettura perché naturalmente sono cose che non conosco e riferisco visto che mi è stato richiesto. Il 31 dicembre 2020 è cessato il contratto con il precedente gestore del merchandising Dinamo di Rotini Livio di Città di Castello, per cui lo stesso non ha ancora provveduto al pagamento alla fondazione della royalty per l'anno 2020. In data 30 aprile 2021 la fondazione Umbria Jazz ha quindi proceduto alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Umbria, sul sito web, sui propri canali social e su vari organi di stampa locali e nazionali di un bando pubblico per l'affidamento del servizio di merchandising per il triennio 2021-2023. Alle ore 12 del 31 maggio 2021, data di scadenza per la partecipazione al bando, non è pervenuta alcuna offerta, nonostante le condizioni economiche riportate nel capitolato fossero le medesime della passata gestione e nonostante nello stesso capitolato vi fosse espressamente previsto che le condizioni generali non si applicassero al 2021 a causa della formula ridotta di Umbria Jazz 2021 derivante dalle restrizioni causate dalla pandemia. Per il corrente anno, infatti, il capitolato prevedeva la stipula di un accordo in deroga rispetto alle condizioni economiche generali al fine di stabilire un impegno economico meno oneroso per il gestore, considerando aspettative di vendita sensibilmente inferiori a quelle degli anni passati. Nonostante ciò, la richiamata procedura è andata deserta in quanto nessuno, neanche il precedente gestore Rotini di Città di Castello, ha partecipato al bando. Pertanto il Consiglio di amministrazione ha deciso di procedere con trattativa privata, ricorrendo nei presupposti di legge, anche alla luce del decreto legge 76/2020 e anche considerando le motivazioni di estrema urgenza che imponevano la necessità di assumere una decisione tempestiva, poiché non c'erano i tempi per rivolgere un nuovo appello al mercato, né tantomeno pubblicare un nuovo bando pubblico, atteso l'imminente inizio del festival a meno di un mese, 8 luglio 2021, con il rischio di presentarsi alla ripartenza di Umbria Jazz dopo il fermo del 2020 senza merchandising. A questo fine la Fondazione Umbria Jazz ha acquisito due manifestazioni di interesse da parte del precedente gestore Rotini e della società Oltre il Merchandising SRL. Nella riunione del 10 giugno 2021 il Consiglio, esaminate le manifestazioni di interesse dopo approfondita discussione, ha deliberato all'unanimità di affidare la gestione del merchandising alla Oltre il Merchandising SRL, non solo per soddisfare il principio di rotazione, ma anche per la spiccata professionalità della società in oggetto e per l'adeguatezza dell'offerta economica. Questa scelta è stata assunta all'unanimità dal Consiglio nella convinzione di aver scelto uno dei migliori soggetti che operano nel settore a livello nazionale, così come si evince dalla scheda tecnica allegata che illustra i lavori e gli artisti con cui l'azienda ha collaborato, ai quali vanno aggiunti gli ultimi i Maneskin, vincitori dell'ultimo Festival di Sanremo, e quindi un soggetto che garantiva la massima efficienza nel servizio in termini di qualità, progettazione e attrattività dei prodotti. Il Consiglio inoltre ha valutato l'offerta di questa azienda ritenendola congrua in linea con le usuali condizioni economiche di mercato. Infine, la scelta del Consiglio a favore di questa azienda rispondeva anche all'esigenza di garantire il cosiddetto principio di rotazione degli incarichi, così come richiesto dall'articolo 36,1 del decreto legislativo 50/2016. Non sono al momento in grado di fornirle le risultanze economiche, in quanto l'incontro con il gestore per confrontarci sulle vendite, stante anche la pausa estiva,
è stato fissato dopo Umbria Jazz Weekend di Terni per esaminare più organicamente le risultanze di entrambi i festival e di questo primo periodo di e-commerce. Più in generale, le segnalo che è ferma intenzione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Umbria Jazz regolarizzare tutta una serie di situazioni ereditate dal passato, applicando i principi di trasparenza nell'affidamento degli incarichi che richiede la legge, operando attraverso bandi pubblici, ove richiesto o comunque possibile, ovvero con trattativa privata per gli incarichi sotto soglia, ma rispettando tutti i principi normativi, tra cui l'articolo 36 del decreto legislativo 50/2016 e quello della rotazione degli incarichi. Ciò chiaramente sarà un processo progressivo che potrà durare l'intero mandato dell'attuale Consiglio, in quanto numerosi sono i fornitori, variegati sono i rapporti ereditati dal passato, talvolta con durata pluriennale, ma soprattutto poiché è necessario garantire in ogni caso l'organizzazione dei nostri eventi che si susseguono senza soluzione di continuità durante l'anno, nonché garantire gli alti standard qualitativi tipici di Umbria Jazz. Questa è integralmente la risposta del Presidente. A questo punto ho chiesto anche alla nuova dirigente, alle partecipate, dottoressa Filonzi, un commento alla relazione del Presidente di Umbria Jazz. Ma deve essere rimasta sorpresa anche lei dall'interrogazione, perché laconicamente si è limitata a ricordarmi che la legge regionale 21 del 2008 di promozione della costituzione della Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz prevede all'articolo 3 che la Fondazione presenti ogni anno alla Giunta regionale entro il mese di gennaio una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente, relazione che viene dalla Giunta trasmessa al Consiglio regionale. Sarà in quella occasione che si potranno approfondire in qualità di soci gli aspetti relativi all'attività svolta. Nonostante ciò, per tranquillità anche del consigliere Pettarelli, la stessa dottoressa Filonzi rileva che la relazione è esaustiva, in quanto è intenzione della Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz applicare i principi di trasparenza nell'affidamento degli incarichi che richiede la legge, operando attraverso bandi pubblici ove richiesto, comunque possibile, ovvero con trattativa privata per gli incarichi sotto soglia, ma rispettando tutti i principi normativi. Viene descritto il procedimento seguito per l'affidamento del servizio in argomento, il quale si avvia con un bando pubblico pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Umbria, sul sito web, sui propri canali social e sui vari organi di stampa locali e nazionali, andato deserto, e si conclude con un affidamento a seguito di trattativa privata preceduta dall'acquisizione di due manifestazioni di interesse. Queste sono le risposte integrali, la prima del Presidente di Umbria Jazz e queste ultime considerazioni della nostra responsabile, dottoressa Filonzi. Consigliere Bettarelli. Non poteva mancare il riferimento ai problemi che vengono tutti dal passato, ormai siamo a 2 anni, ma il leitmotiv è... Quindi il Presidente ci dice che i problemi vengono da 2 anni indietro, quindi lo dice il Presidente, la stessa cosa, e lei mi cita l'articolo 3 delle normative, qui credo che proviamo a fare politica, quindi credo che sia legittima fare un'interrogazione di questo tipo. Io chiedo ufficialmente, gentilmente, di avere a disposizione il testo così come è stato trasmesso e così come è stato letto, chiedo quindi di averlo in forma ufficiale. Ci sono alcuni passaggi che a mio avviso non mi tornano. Tra l'altro io non cito alcun atto, non so la Presidente a che cosa facesse riferimento, non cito alcun atto nella mia interrogazione, evidentemente non li cito, perché non li ho e non li cito, e non li voglio nemmeno avere, quindi non li cito. E mi risultano invece anomale alcune considerazioni, ma mi riservo di avere la relazione scritta, leggerla con attenzione, rispetto soprattutto alle condizioni che erano state poste
migliorative, peggiorative rispetto all'avviso nuovo e alle questioni rispetto a cui sono state fatte poi le valutazioni conseguenti sulla scelta di un operatore piuttosto che di un altro, visto che ci ha letto che sono arrivate, sono state richieste due offerte. Quindi chiedo gentilmente di prendere visione della relazione che è stata trasmessa in qualità di consigliere regionale e mi riservo da fare eventuali ulteriori successive considerazioni. Grazie.